Grazie dottor Gulino, grazie dell'invito a Paidos a questa giornata, e stiamo trattando appunto di un argomento sicuramente attuale. Ci ha ricordato Mario Cuccia tutto quello che sta accadendo in questi giorni relativamente al decreto dell'obbligo. A inizio anno, febbraio, abbiamo avuto il piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, inserimento dei vaccini nei LEA, e allora vediamo così questo rapido escursus di come sono veramente cambiati i vaccini. Idealmente, riprendo, avendo parlato con la collega professoressa Franco, da dove lei ha cominciato, nel senso che quando parliamo di vaccini sembra inevitabile fare riferimento al vaiolo. Perché? Perché sicuramente, se parliamo di un successo straordinario, quello dell'eradicazione del vaiolo sicuramente successo straordinario è, anche se dai dati epidemiologici che ci ha fatto vedere Elisabetta avete capito come indubbiamente l'impatto sull'epidemiologia delle malattie si sia veramente modificato. Abbiamo modificato veramente la storia naturale di tante infezioni. Un esempio per tutti potrebbe essere quello dell'epatite B, ultima vaccinazione nel 91 in ordine di tempo, essere stata introdotta come obbligatoria prima del recente decreto sull'obbligatorietà. La storia del vaccino l'avete vista, le scorro rapidamente. Partiamo appunto da Ramses V, abbiamo poi tutta una serie quando praticamente per girare il mondo allora conosciuto ci volevano praticamente più di 100 giorni, oggi pensate, in questa sorta di villaggio globale che siamo diventati, in 24 ore facciamo il giro del mondo, e quindi le malattie non riconoscono davvero più confini. Ma voi capite che nel XVI secolo, 1500, subito dopo la scoperta dell'America, patologie con virali, dove questi virus non erano mai arrivati in una popolazione completamente suscettibile, come poteva essere il virus del vaiolo, il virus del morbillo, hanno fatto veramente danni ingentissimi. E anche nella nostra vecchia Europa, sostanzialmente, voi vedete come ancora nel 1700 praticamente il 36% della popolazione in Islandia, addirittura a Parigi muoiono 14.000 persone proprio a causa del vaiolo. E da qui comincia sostanzialmente la storia dei vaccini. I vaccini sono veramente cambiati tanto, no? Però noi sappiamo che la variolizzazione sostanzialmente era un processo conosciuto veramente da tempi antichi, e lo dobbiamo a questa signora qua, la quale, vedendo come agivano in Asia, in particolare in Turchia, per cercare di sconfiggere quelle epidemie devastanti che c'erano di vaiolo, che lo riporta in Inghilterra, e da qui poi nasce, si può dire, la storia della vaccinologia, diciamo così, moderna, anche se siamo ancora nel XVIII secolo, quando questo signore qua, Jenner, di professione medico, sostanzialmente inizia le sue sperimentazioni. E nasce proprio dall'intuizione, vedendo come gli allevatori di bovini non si ammalassero di vaiolo. Allora, partendo da questa osservazione molto, diciamo così, sul campo, molto empirica, inizia questo processo di variolizzazione, facendo una sperimentazione su bambini, fa la prima inoculazione, che poi chiamerà vaccino, proprio per distinguerlo dall'inoculazione, perché è il vaccino che derivava dal discorso dei bovini, dalla vacca e quant'altro. E ripete poi questa pratica che aveva fatto nel primo bimbo altre 23 volte, e dopo questa sorta di 23 sperimentazioni cliniche, se vogliamo non controllate ma sicuramente sul campo, arriviamo sostanzialmente alla vera e propria, diciamo così, vaccinazione, fino a che, storia che ci ha già detto professoressa Franco, arriviamo al 1980. Quindi vedete, ci vogliono praticamente due secoli per arrivare alla eradicazione del vaiolo. Sicuramente, se parliamo di come sono cambiati i vaccini, un riferimento lo dobbiamo fare anche a Louis Pasteur, il quale a cui sono dovuti praticamente le sue ricerche, portano alla scoperta di vaccini contro la rabbia, il colera, la varicella e il carbonchio. E questo è un altro punto, diciamo così, fondamentale, facendo un po' di storia, vedendo un po' all'indietro. E guardate che
la giornata delle vaccinazioni che oggi noi vediamo vengono ripetute, prima si parlava della possibilità di eliminare, poi successivamente di eradicare la polio, le giornate nazionali di vaccinazione, la settimana dell'immunizzazione che abbiamo a livello mondiale intorno al 20-25 di aprile, però vedete già nel XIX secolo il primo vaccino antirabica è stato iniziato a un bambino di 8 anni morso da un cane rabbioso, questo ragazzino Joseph Meister, primo caso di vaccinoterapia. Nei 15 mesi successivi sono state vaccinate più di 2500 persone, come dire sostanzialmente veramente l'Accademia Medica di Parigi allora sposava in pieno questo nuovo approccio per prevenire le malattie. E arriviamo un pochino più vicini a noi, i primi progressi quando li facciamo? Beh, li facciamo quando arriviamo a quelli che possiamo definire dei meccanismi di attenuazione, no? Il primo vaccino inattivato, discorso legato al colera, alla febbre tifoide, discorso di Wright, e poi arriviamo ai cosiddetti primi vaccini a subunità, no? Gli studi sulle tossine difteriche e tetanica, si scopre che il trattamento di un certo modo inibisce il loro potere tossico, meglio azzera il loro potere tossico, ma fa mantenere il loro potere antigenico, e di conseguenza ecco qua i vaccini che perdono il potere patogeno, preservano l'antigenicità. E guardate che su questo concetto ancora oggi i vaccini diftotetanici, comunque le componenti difterite e tetano che abbiamo all'interno dei vaccini, sostanzialmente riconoscono questo meccanismo di inattivazione. E poi seguono 50 anni veramente fiorenti di studi sui vaccini, no? Arriviamo alla fine del XIX secolo, inizia il 1900, XX secolo, e sostanzialmente ecco che ci sono tutta una serie di pietre miliari che ci dicono come piano piano la ricerca si evolva. Siamo nel 1913, questi signori qua riescono ad allevare, passatemi il termine, coltivare i virus destinati a diventare vaccini in frammenti di tessuto corneale di cavia. Nel 1928 praticamente si riesce a far moltiplicare i virus vaccinici, fino ad arrivare nel 1949, quando questi tre signori riescono sostanzialmente a far crescere il virus della poliomielite. E qua inizia veramente la storia più recente e più vicina a noi della vaccinazione, con i vaccini antipolio di Sebing o di Salk, rispettivamente viventi, attenuati o inattivati. E ricordavo nella pausa pranzo con Elisabetta, quando bambini andavamo a scuola alle elementari, eravamo negli anni 60, dopo la tremenda epidemia che ci fu di poliomielite negli fine anni 50 negli Stati Uniti, negli anni 60 in Italia, quando sostanzialmente a scuola venivano e ci davano o lo zuccherino con le goccine sopra e quant'altro. Quindi storia che abbiamo anche vissuto, quantomeno i più anziani di noi. E di fronte a queste scoperte e via via tutto quello che poi ne è, diciamo così, progredito, cosa succede? Succede anche che però noi in medicina siamo abituati che quando facciamo un intervento vogliamo vedere quella che oggi si chiamerebbe evidence-based medicine, cioè ma queste cose funzionano, hanno un'efficacia, che poi sono le cose che spesso ci sentiamo chiedere nei nostri ambulatori vaccinali, no? O meglio, la prima cosa che ci sentiamo chiedere è: ma questo vaccino nuovo, magari in sperimentazione, ha avuto sperimentazioni di 10-15 anni, però questo vaccino nuovo funziona? È la prima cosa poi chiedere: ma non ci farà mica male? Sarà sicuro? E quindi è chiaro che però già praticamente nel secolo scorso vedete quando si intuisce la necessità di un metodo corretto per valutare da un punto di vista epidemiologico gli effetti protettivi dei vaccini. È quello che poi Elisabetta Franco ci ha fatto vedere su come l'impatto dei vaccini ha impattato appunto sull'epidemiologia delle malattie contro cui si è vaccinato. E se vogliamo attribuire un primo studio epidemiologico rigorosamente controllato, dobbiamo attribuire a un anglosassone. Sapete che gli anglosassoni sono un po' più pragmatici di noi latini, e questo signore MacLeod esegue nel corso della Seconda Guerra Mondiale uno studio sul campo vaccinando i soldati americani, dimostrando poi l'efficacia protettiva del vaccino che era stato inoculato. Ok, siccome siamo tra operatori sanitari non possiamo neppure nasconderci dietro un dito. La storia ci insegna che
i vaccini sono state vittime del loro successo, l'abbiamo sentito dire, straordinari, dopo l'acqua potabile sono l'intervento dell'uomo che ha salvato più vite umane, però nel corso di questa lunga storia che inizia nel 1780 circa con Jenner, abbiamo avuto degli incidenti di percorso, sì, perché tutto è facile ma nulla è semplice, si dice, no? Siamo all'inizio del 1900, in India 19 persone muoiono di tetano dopo aver ricevuto la somministrazione di un vaccino. Probabilmente l'anatossina non era propriamente un'anatossina e aveva mantenuto non solo il suo potere antigeno ma anche il potere patogeno. L'episodio di Lubecca, 250 bambini hanno ricevuto per errore un vaccino antitubercolare non attenuato. Oppure l'episodio conosciuto, va bene, questo dalla seconda guerra mondiale, i casi di epatite B per un siero immune, però poi il vaccino di Salk, il cosiddetto episodio Cutter, perché? Perché il vaccino inattivato di Salk non era stato completamente inattivato, probabilmente il trattamento non l'aveva inattivato. E guardate che il mio maestro, il professor Crovari, che è stato uno un po' dei papà della vaccinazione antipoliomelitica in Italia, mi diceva che a seguito di questo episodio del 55, episodio cosiddetto Cutter, noi abbiamo avuto un lungo periodo in cui i vaccini avevano un potere immunogeno veramente veramente limitato, perché per la paura di incorrere incidenti di questo tipo il trattamento con la formalina è veramente molto strong, per cui si perdeva davvero tanto del potere virulento ma anche tanto del potere antigenico di questi vaccini. E allora, riassumendo brevemente quello che ci siamo detti finora, cosa è successo? Un periodo di empirismo, no? Estratti, mucose, croste vaccinali e quant'altro, il periodo di Jenner e di Pasteur, poi l'immunità cellulare, l'immunità attiva e passiva, a discapito di colera, tifo, peste, rabbia, partendo ovviamente dal fondamentale vaiolo, e poi il progresso tecnico, l'attenuazione delle tossine, la coltura sulle uova embrionate, no? Un meccanismo fondamentale perché ancora oggi, ad esempio, il vaccino antinfluenzale che utilizziamo viene coltivato su uova embrionate di pollo e utilizziamo poi gli antigeni che ci interessano. E poi arriviamo qua al periodo cosiddetto delle biotecnologie, e qua allora si innesta tutto il discorso dei vaccini che abbiamo sentito già dire da Elisabetta Franco per tosse, viventi attenuati, epatite B, i primi vaccini polisaccaridici antibatterici coniugati e così via, fino ad arrivare ai più recenti, il vaccino antipapilloma virus, vaccino rotavirus, varicella, zostere e così via. E allora, sinteticamente, noi siamo partiti da qua, il primo vaccino che riconosce i bovini come materia prima, Pasteur in Francia col vaccino antirabico, che arriviamo quindi già a un discorso più d'approccio di laboratorio, fino ad arrivare al primo vaccino antipolio negli Stati Uniti, e dopo due secoli di esperienza oggi siamo qua. Questa, diciamo, immagine vuol sintetizzare quello che è l'approccio appunto biotecnologico, con tutte tecniche di ingegneria genetica e di biologia molecolare che veramente hanno cambiato la storia dei vaccini. Hanno cambiato la storia dei vaccini e hanno cambiato anche la storia, se vogliamo, epidemiologica, come abbiamo già sentito, no? All'inizio del 1900, guardate, con l'influenza alla polmonite era la prima causa di morte. Oggi, sostanzialmente, la prima causa di morte sappiamo tutti che sono le patologie cronico-degenerative con sistema cardiovascolare, tumori, stroke e così via. E vedete che influenza, pneumonia e AIDS sono sicuramente scese in questo rank. Nonostante tutto, siccome virus, batteri e microrganismi più in generale continuano a circolare, è chiaro che noi abbiamo un'ampia batteria di patologie contro cui stiamo cercando di approntare dei vaccini. Ci sono quelli che abbiamo già, vaccini sviluppati, quindi vaccini contro le meningiti, abbiamo detto, contro pneumococco, contro emofili e quant'altro, dei vaccini come quello dell'influenza che sono vaccini di cui non siamo contenti perché la loro efficacia, se la andiamo a valutare in termini di effectiveness, cioè di efficacia sul campo, sono vaccini subottimali, vaccino contro la tubercolosi che di nuovo è un po' una ferita aperta, poi abbiamo dei vaccini non ancora disponibili, pensate a patologie come l'epatite C, l'infezione da HIV, il virus Ebola, visto che recentemente abbiamo avuto un'epidemia da Ebola e quant'altro.
E quindi da ieri a oggi sono veramente cambiate tanto le caratteristiche che deve avere un vaccino. Sicuramente ci interessa l'immunogenicità, sicuramente però oggi ci interessa ancora di più la sicurezza, cioè assenza di virulenza, assenza di contaminazioni chimico-microbiologiche, facile somministrazione, stabilità, costo limitato, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, se vogliamo, diciamo così, calarci nella realtà odierna, quali progressi abbiamo avuto? Sicuramente, ve l'ho già accennato, progressi di tipo tecnologico, vivi, vaccini a virus viventi attenuati, scusate, inattivati, subunità, coniugazione di polisaccaridi con proteine carrier, adiuvanti, vaccini multivalente. Professoressa Franco ci ha detto magistralmente un vaccino contro 6 malattie esavalente, ma in realtà vaccino multiplo, la reverse vaccinology, ma anche degli obiettivi strategici. E questo ve l'ha fatto capire Mario Cuccia nella prima relazione che abbiamo visto in questa sessione dedicata ai vaccini, con quanta difficoltà oggi anche la parte organizzativa, la parte sul campo diventi veramente importante, con obbligatorietà, offerta, corti, rischio, popolazioni target e quant'altro. Allora, i progressi tecnologici, sempre come spunto di riflessione, ve lo do rapidamente alcuni esempi. Morbillo, parotite, rosolia, varicella, vaccino a virus viventi attenuati tetravalente, il vaccino polio inattivato, l'influenza a subunità, cioè non ci interessa più avere tutto il virus influenzale, sappiamo che quello che ci interessa sono gli antigeni che poi danno, vanno a stimolare il sistema immunitario a produrre gli anticorpi contro l'emagglutinina, le neuraminidasi, che sono i due antigeni che poi risultano proteggenti nei confronti del vaccino. Passando poi a quella che veramente è la chiave di volta che cambia il progresso nei confronti dei vaccini, vale a dire la tecnica di ricombinazione genetica, o se più genericamente l'ingegneria genetica. E qua siamo inizio degli anni Ottanta, ricordavo prima in pausa con Elisabetta, quando arriva il primo vaccino anti-epatite B plasma derivato, cioè un vaccino in cui si utilizzava il plasma dei portatori di virus dell'epatite B per produrre un vaccino. È chiaro che un vaccino così aveva delle difficoltà di produzione enormi. Allora l'intuizione è stata quella di dire: vediamo, visto che il virus dell'epatite B non si riesce a coltivare in laboratorio, vediamo che approccio possiamo utilizzare. E allora è stato utilizzato un approccio di ingegneria genetica per cui, andando ad estrarre il gene che codifica per l'antigene in superficie del virus dell'epatite B, andandola a inserire, semplificando, nel banale Saccharomyces cerevisiae, cioè il lievito di birra, sostanzialmente portiamo questo lievito di birra a esprimere, oltre alle sue proteine, anche la proteina di quel gene che noi abbiamo aggiunto al suo genoma. Poi questa proteina, che è l'antigene in superficie del virus dell'epatite B, la purifichiamo, la trattiamo e la portiamo praticamente, sostanzialmente, ad essere in grossi fermentatori, la portiamo ad essere un antigene di superficie del virus dell'epatite B ottenuto con la tecnica recombinante che mettiamo nei vaccini che utilizziamo a tutt'oggi, sia nelle combinazioni tipo l'esavalente, sia vaccino singolo anti-epatite B. E poi ancora un altro progresso importante: i vaccini polisaccaridici. Guardate che il vaccino polisaccaridico antipneumococcico in realtà ce l'avevamo a disposizione addirittura uno del 1848, solo che i polisaccaridi non sono dei buoni antigeni, perché anzi tendono a dare, se somministrati ripetutamente, tendono a dare immunotolleranza. Allora l'intuizione grossa l'abbiamo quando? Non tanto col pneumococco quanto con l'emofilo di tipo B, quando si vede che prendendo questo polisaccaride e coniugandolo con una proteina che chiamiamo proteina carrier, praticamente noi andiamo a cambiare l'effetto della coniugazione chimica, consente di convertire la risposta verso l'antigene polisaccaridico da T indipendente a T dipendente, il che passaggio epocale, perché vuol dire che questi vaccini li possiamo utilizzare, vanno a stimolare le cellule di memoria e di conseguenza danno memoria immunologica. E allora da qua poi il vaccino antiemofilo tipo B, il vaccino antipneumococcico coniugato, inizialmente 7 valente, oggi 13 valente, e il vaccino antimeningococco C e in parte il vaccino antimeningococco B. Antimeningococco B che sostanzialmente parte da un'intuizione di questo signore qua, Rino Rappuoli,
medico ricercatore italiano che inventa di sana pianta, sempre utilizzando le tecniche di ingegneria genetica, quella che viene conosciuta come reverse vaccinology, cioè vaccinologia all'inverso, cioè praticamente la selezione di antigeni, clonazione, espressione, insomma tutta una serie di passaggi che alla fine ci portano a il vaccino antimeningococco B che stiamo utilizzando oggi. Quindi vedete, sostanzialmente questo vaccino si può dire che il meningococco quasi non lo veda neppure. E allora voi vedete quanto è ampio oggi il calendario dei vaccini che abbiamo a disposizione con diversi approcci. Questo di nuovo, tutti i vaccini che noi abbiamo a disposizione, attenuati, viventi, inattivati, tossoidi, subunità coniugati, eccetera, eccetera, eccetera. Ancora uno spunto di riflessione: è andata avanti la tecnologia, sono andati avanti anche gli adiuvanti. Spesso, quando abbiamo di nuovo fra le domande più frequenti che ci vengono poste, questa: ma gli additivi tossici contenuti nei vaccini? No, come dire, ma quello che voi mettete nei vaccini più come eccipienti, come adiuvanti, non è che sarà tossico? E tutto partiva dal fatto che c'è inizialmente in alcuni vaccini pediatrici era contenuto il tiomersal, i cui sinonimi sono tiomersale, sodio etilmercurio tiosalicilato, mercurio tiolato di sodio, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, praticamente oggi non contengono più questo derivato del mercurio, anche se non è mai stato dimostrato che ci fosse un effetto tossico di questo adiuvante. Tuttavia, per il principio di massima precauzione, oggi la quasi totalità dei vaccini che utilizziamo non contengono più questo adiuvante. Ne contengono sicuramente di nuovi, perché vi dicevo la ricerca va avanti. Ora non vi voglio annoiare con tutta una serie di considerazioni che poco hanno, che sono molto tecniche. Questo ad esempio è un nuovo adiuvante che va a stimolare una risposta TH1 che l'idrossido di alluminio va a stimolare poche, quindi questi diventano più immunogeni, come con questo adiuvante qua che poi si chiama AS04 in sigla. Questi sono tutti i trial clinici che hanno portato a valutare la sicurezza e la tollerabilità di questi nuovi adiuvanti, e questi sono praticamente tutti gli adiuvanti che oggi sono licenziati per essere inseriti nei vaccini. Altra domanda che ci sentiamo, e vado a concludere, frequentemente ripetere è: ma tutti questi vaccini che noi facciamo a questi nostri lattantini non faranno poi male? Beh, allora, così, tanto per fare un po' di storia, nel 1900 c'era un unico vaccino, l'antivaiolo, aveva più o meno al suo interno 200 proteine. Negli anni 60 avevamo 5 vaiolo, difterite, tetano, pertosse e polio, circa 3217 proteine noi andavamo a somministrare. Nel 1980 rimangono circa 3000. Oggi questi 12 vaccini, difterite, tetano, pertosse, polio, IB, B, eccetera, eccetera, 124 proteine. Quindi questo per farvi capire come anche, diciamo, l'evoluzione tecnologica abbia portato veramente a utilizzare solo quelle proteine, solo quelle componenti che ci interessano per andare a stimolare il nostro sistema immunitario e avere un effetto protettivo. Nonostante questo, questa pubblicazione di Paul Offit dice che sostanzialmente, anche se un neonato ricevesse 11 vaccini, ognuno con 100 epitopi e in una sola volta, andremo a utilizzare solo lo 0,1%, se preferite l'1 per 1000, del sistema immunitario di un bambino. In teoria, quindi, il sistema immunitario di un bambino piccino ha la capacità di rispondere a oltre 10.000 vaccini contemporaneamente. Quindi questo anche per dire che ci sono delle considerazioni di tipo scientifico, di tipo immunologico, che ci dicono che queste somministrazioni che noi andiamo a fare non vanno ovviamente a consumarci, passatemi di nuovo il termine poco tecnico, però, il nostro sistema immunitario. E quindi, allora, ecco i progressi anche questi, su questo non mi soffermo, sull'obbligatorietà, no? Il discorso raccomandabilità, obbligatorietà della profilassi vaccinale, quindi quel progresso di tipo strategico, queste le avete già viste, ve la fate vedere stamattina Mario Cuccia. Sostanzialmente dai 4 vaccini obbligatori storici oggi siamo passati a 12 vaccini raccomandati nel piano nazionale prevenzione vaccinale e obbligatori
diventati con il decreto legge, questi 8 qua. E poi gli obiettivi di copertura, abbiamo sentito stamattina quanto è importante raggiungere determinate coperture per interrompere la circolazione di determinate patologie. Poi questo di nuovo l'avete visto stamattina anche sul discorso del vaccino esavalente, quelle che sono, che ci hanno portato. Una parola anche su un vaccino che invece non rientra tra quelli obbligatori, che è il vaccino antirota, così come l'antipneumococcica, che però, essendo inserita nei LEA, come diceva stamattina Mario Cucci, hanno la stessa identica dignità che possono avere i 12 vaccini che sono diventati obbligatori. E quindi oggi abbiamo veramente una, questa l'ha fatta, l'abbiamo già vista, tutti i vaccini che abbiamo a disposizione, e quindi questa era l'ultima diapositiva e vi ringrazio per l'attenzione.